Museo del Novecento, tanti nuovi hotel perché qui siamo vicini a Venezia, ma ormai da mesi di Mestre si parla soprattutto come di una grande piazza di spaccio che attira tossicodipendenti da tutto il nord-est. Ormai già 20 i morti, 4 solo dall'inizio dell'anno. Prima c'era Vianelli, rifugio di criminali e sbandati, dalle case alveari della periferia padovana ad un pezzo di Mestre sotto assedio. Via Piave, dal centro alla stazione dei treni, fino agli anni Ottanta una delle strade più eleganti della città, shopping e famiglie in passeggiata. Poi sono arrivati i nigeriani e questo è diventato il market della droga, aperto di giorno e di notte. Perché loro devono vendere questa merce. E se io faccio il grano devo venderlo. Arrivano con la macchina, mettono la mano fuori dal finestrino o con la bicicletta. Eppure qualcosa è cambiato grazie al lavoro della squadra mobile di Venezia e alla maxi retata dello scorso luglio. 41 arresti, carcere per tutti e 12 espulsioni, la scoperta del laboratorio dove veniva preparata l'eroina, il clan dei nigeriani sgominato.